Eccoci qua con l'ultimo romanzo scritto da Pier Vittorio Tondelli, pubblicato nel 1989, voi sapete è morto nel 91. La prima osservazione da fare è che è un ulteriore motivo per dispiacersi della perdita così giovane di questo scrittore è che lui i suoi romanzi li scrive tutti quanti in modo tale che il protagonista abbia la sua età. In questo romanzo il protagonista ha 33 anni e più o meno è l'età che ha Vittorio Tondelli quando l'ha scritto. Camere separate è una metafora di un modo di vivere. Al protagonista, Leo, muore il suo compagno. Il suo compagno si chiama Thomas, un ragazzo più giovane di lui, tedesco, vive a Monaco. Sono stati insieme per alcuni anni. Quando muore, presumibilmente, io ritengo, di AIDS, era l'età, il periodo in cui l'AIDS c'era, Pier Vittorio Tondelli è morto anche lui di AIDS, quindi è probabile che la morte sia dovuta a questo, ma è un romanzo. E che cosa succede dopo questo? Lui naturalmente ha un colpo fortissimo, perché veramente ha perso quello che probabilmente lui pensava potesse diventare il suo compagno per moltissimo tempo, se non per la vita. E comincia a un periodo di isolamento, cerca un isolamento dal resto del mondo, non vuole più parlare con gli amici, per anni si sposta. E il romanzo è tutto un pensiero su se stesso, un cercare di comprendere come lui ha vissuto fino a quel momento e come probabilmente vivrà anche dopo. Perché camere separate? Quando stava con Thomas, Thomas abitava a Monaco, lui abitava a Milano, a Parigi, si spostava, quindi loro non è che vivessero assieme, si vedevano ogni 2 o 3 settimane, facevano molti viaggi assieme, ma non era una convivenza continua. No? E lui andava anche abbastanza bene così a Leo, un po' meno a Thomas. E allora questo separarsi e poi ritrovarsi, anche dopo lunghi periodi di tempo, comportava un insieme di litigi, di desiderio di incontrarsi, di periodi positivi, di periodi negativi, insomma un rapporto molto complesso. A Leo interessava vivere come, ecco, ha inventato queste due parole, come in camere separate, no? Un po' come quando i coniugi vivono in camere separate, ognuno ha la sua vita che ha delle sovrapposizioni molto spesso, possibilmente, con la vita dell'altro, ma nettamente una vita diversa. Allora, lui, appunto, soffrendo di questa morte, ragiona su questo, sulla sua vita, qual è il suo carattere. Per esempio, lui è sempre stato una persona che quando è in compagnia era un po' in disparte, osservava, studiava, ma si sentiva molto spesso fuori del gruppo. In un certo periodo dopo la morte lui è anche tornato nel suo paese, è stato un po' lì, e però quando andava in giro per le strade schivava le persone, tutti lo conoscevano, c'era un paese molto piccolo, la Pianura Padana, e lui insomma era fuori e cercava anche di capire perché la sua vita era una vita vissuta in camere separate. E lui ha scoperto, per esempio, che ciò che le separava dagli altri, per esempio, era la letteratura. Lui era un fortissimo lettore e al tempo stesso voleva scrivere. E il suo era un interesse che non era condiviso dagli altri. Pensate che lui era talmente in disparte, no? Quando erano nelle compagnie, che gli è capitato più di una volta di incontrare delle persone, che magari era un po' di tempo che non vedeva, e queste persone non si ricordavano di lui. Cioè, era come un'ombra che non veniva ricordato nelle compagnie, non certo dai suoi amici più vicini, ma non veniva ricordato. Quindi lui è tutto, c'è una serie di ricordi inseriti dentro questo libro, quindi anche dopo la morte lui ogni tanto ricorda la sua vita insieme a questo Thomas, prima del quale ha avuto un altro compagno che francamente di cui non mi ricordo il nome,
con il quale ha avuto una relazione non particolarmente positiva, per questo qua era assolutamente egoista in modo totale, proprio. Quindi insomma alla fine è finita senza nessun problema. Ecco, è un bel libro, è un libro, come dire, unitario, compatto. C'è questo protagonista che ragiona su se stesso, una serie di ragionamenti che però portano verso la fine del libro a, non dico una soluzione, ma una chiarezza. Lui fa chiarezza con se stesso, e quando fa chiarezza con se stesso, e quindi riesce a capire bene quali sono le linee portanti della sua vita, diciamo, raggiunge un certo grado di serenità che negli anni, parliamo di anni, dopo la morte di Thomas non è riuscito a avere. Ecco, questo direi che è proprio un libro maturo. I primi due sono stati scritti con una tecnica di scrittura anche volutamente molto molto rapida. Beh, Altri libertini è un libro molto, molto giovanile, no? Secondo Pao Pao, anche questo però è stato scritto in continuo. Rimini, che secondo me è il meno riuscito, anche se l'idea era buona, quella del tentativo di descrivere una città vedendola da tanti punti di vista, da tanti personaggi diversi, era un po' dispersivo. Mentre questo qua dispersivo assolutamente non è, perché c'è questo protagonista che racconta se stesso e si racconta, e racconta anche quello che ha fatto. Quindi io veramente lo consiglio. E l'ultimo libro di Tondelli scritto come un romanzo a sé. I prossimi libri sono, che leggerò, che non rileggerò, ma li leggerò per la prima volta, che mi ha prestato mio figlio Simone, sono Un weekend postmoderno, che è questo qua che sto per leggere, e l'altro, non francamente non mi ricordo più come si chiama, e l'altro L'abbandono, che sono però raccolte di scritti di Tondelli. Vediamo, per adesso non so. Bene, eccolo qua allora. Pier Vittorio Tondelli, Camere separate, del romanzo Bompiani, e buona lettura a tutti. Arrivederci.